successo sulla strada provinciale Fondi Sperlonga, l'incidente che nella giornata del 24 aprile ha visto coinvolte due automobili, una Fiat Punto e una Volkswagen. Sono intervenuti sul posto gli agenti della Polizia Municipale di Fondi e l'autoambulanza della Formia Soccorso. Quattro le persone che occupavano le due automobili che hanno usufruito di cure direttamente sul posto. Una famiglia di Minturno con un minore che viaggiava in una delle automobili, un uomo residente a Fondi nell'altra. Le dinamiche dello scontro sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine. I militari della stazione carabinieri forestale di Fondi, a conclusione di un servizio mirato al controllo del territorio, hanno accertato che su di un'area di proprietà privata di circa 200 metri quadri, attigua ad una abitazione, sono stati abbandonati rifiuti speciali provenienti da demolizioni. Dopo aver messo sotto sequestro tutta la zona interessata, hanno deferito una donna di 60 anni del posto in qualità di proprietaria dell'area in questione ed un 31enne in qualità di trasportatore. Oltre al luogo, è stato messo sotto sequestro anche l'autocarro utilizzato per il trasporto dei rifiuti stessi. Si tratta di una rarissima specie di farfalla, quella avvistata e riconosciuta nel Parco Ausoni durante la conclusione di un progetto di educazione ambientale per i bambini della scuola elementare di Valle Marina caduti di Nassiria. Si chiama Zerinzia cassandra, più comunemente detta per i suoi colori festone del Mediterraneo. La bella farfalla è stata avvistata presso la tenuta regionale Sugherelle al Salto di Fondi. Il bruco di questa farfalla si nutre esclusivamente di una pianta del genere Aristotolochia, che vive nelle vicinanze di aree umide e che è presente sia a Tenuta Sugherelle che al laghetto degli Alfieri, dove una gestione attenta del verde in questi anni ha prodotto anche la salvaguardia di piante poco appariscenti ma importanti per la biodiversità. La Zerinzia cassandra è di medie dimensioni, circa 5 cm di apertura alare. Il colore di fondo delle ali è giallo chiaro. Sono presenti disegni neri e un certo numero di spot rossi. Il margine delle ali è bordato da macchie nere a forma di U che si susseguono come un festone. Consigliere di Forza Italia presso la Regione Lazio, Giuseppe Simeone, in una nota scritta annuncia nella proposta di delibera consiliare riguardante il numero delle commissioni permanenti che è stato approvato l'emendamento presentato insieme ai consiglieri di Fratelli d'Italia e Lega, con cui si inserisce in modo organico l'erosione costiera nella 12ª commissione consiliare denominata Tutela del territorio, erosione costiera, emergenza e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione. Si tratta di una scelta importantissima, dichiara Simeone, frutto del lavoro svolto in questi mesi per far comprendere al presidente Zingaretti e a tutti i consiglieri la rilevanza di questo tema che richiede di essere affrontato in modo serio, continuativo e determinato. L'onorevole conclude sottolineando che il settore turistico balneare rappresenta uno degli assi principali dell'economia del Lazio, che a causa dei danni ingenti causati dall'erosione delle coste rischia di implodere. Seconda vittoria nella pole promozione per l'HC Banca Popolare di Fondi, che al termine di una partita vivace ed equilibrata vince con il risultato di 24-22 sull'arcobaleno Oriago Padova. I padroni di casa, dopo tre sconfitte consecutive e tagliati fuori dalla lotta al terzo posto, sfoderano una buona prestazione e fermano la corsa dei Veneti. Soddisfatto al termine dell'incontro il tecnico rossoblù Giacinto De Santis, che ha parlato anche del proseguo della stagione che vede i rossoblù affrontare le compagine di Trieste e che, nonostante la partita non conterà più ai fini della classifica, lui e i suoi ragazzi vogliono onorare con un'altra grande prestazione. Una partita, dice il tecnico, che servirà da sprone per giocarsi la qualificazione negli spareggi del 12 e 19 maggio. We'll be right back.